Pino Puglisi, a Don Pino Puglisi, al Beato Pino Puglisi. Siamo qui per una cerimonia, che è una cerimonia ufficiale. Voglio ringraziare la signora prefetta, ringraziare il signor questore, ringraziare tutti i presenti, abbracciare con forza Maurizio, abbracciare con forza Franco per la loro presenza e dire che qui siamo per fare un gesto formale, ma non è un gesto formale. Siamo qua per dire con molta chiarezza che noi non vogliamo ricordare Padre Puglisi, ma vogliamo fare memoria di Padre Puglisi. Vogliamo mantenere l'impegno di fare le cose che lui avrebbe voluto che si facesse. E quindi siamo qua per confermare ancora una volta che noi proseguiremo sulla strada indicata da Padre Puglisi, proseguiremo come abbiamo già fatto con la scuola, proseguiremo con l'asilo, proseguiremo recuperando uno spazio di vivibilità per i ragazzi, i bambini di questo quartiere, perché diversamente Sua Eccellenza non sarebbe venuto, quest'ora non sarebbe venuto, io me ne stavo a casa, insomma. Se siamo qua è evidentemente perché vogliamo indicare che siamo in cammino e che proseguiremo questo cammino ringraziando per l'impegno il Centro Padre Nostro, che è certamente Maurizio, ma che è soprattutto i tanti volontari che insieme con lui non lo lasciano solo, perché lui certamente solo non è, se no non avessimo venuto, insomma. Anche qui rivale, diciamo, lo stesso ragionamento. E che altro devo dire? Niente, lo faccio con la fascia tricolore, lo faccio come persona, lo faccio come sindaco e cedo la parola in attesa di scoprire la lapide. La parola a Sua Eccellenza il prefetto. Io però non l'ho capito, il prefetto, la prefetta. La toponomastica è, non è un fatto formale. Normalmente si passa e appena si legge il nome del, a cui gli tocca una strada, una via. Qua significa che Padre Puglisi ci ha messo il suo sangue e quindi questo è come se fosse impresso qui nel cuore di Brancaccio il suo cuore. Questa è l'intitolazione che Sua Eccellenza, il sindaco che ha permesso la realizzazione di questo. Poi volevo ricordare a tutti che io sono cresciuto in questo quartiere, ho vissuto nella casa che adesso è un museo. Dovrebbe essere un orgoglio anche per tutti qua nel quartiere avere un santo.